In compagnia di Ferdinando Coppola. Ferdinando, io comincio ovviamente da farti i complimenti, promozione in Serie A Cremona con la Cremonese, con mister Fabio Pecchia. Beh, sicuramente sarai strafelice, no? Ma assolutamente sì, il merito grande oltre che della squadra va dato al mister, che ha saputo poi, ecco, unire forze dello staff, forze della squadra per questo obiettivo importantissimo quale la Serie A. Ecco, nella Cremonese con quel numero 70 sulle spalle c'era un certo Gianluca Gaetano, che quest'anno ha fatto un'altra importantissima stagione. È pronto, no, per il grande salto? Ma siamo estremamente contenti di Gianluca, perché a un certo punto del campionato ha preso la squadra e l'ha guidata con grande personalità verso questo obiettivo di cui si parlava prima, insieme a tanti altri. Però lui ha avuto una crescita esponenziale e io gli auguro il meglio, ma perché ha le qualità e le possibilità. Poi che sia Napoli o magari prima un passaggio intermedio, questo saranno gli altri a decidere. Ecco, a livello tattico, sai, con Carlo Ancelotti Gaetano è diventato un po' più centrocampista rispetto a quando era con la Primavera. È quello il suo ruolo nello scacchiere del Napoli? Dovesse restare a Napoli in questo 4-2-3-1, dove gioca Gianluca Gaetano? Ma con noi alla fine si è confermato a centrocampo e lo ha fatto alla grande. Sicuramente deve acquisire ancora di più in struttura fisica, ma per le qualità tecniche può reggere assolutamente quel ruolo, supportato sicuramente da un altro compagno di reparto, potrà ritagliarsi uno spazio importante. Ecco, in pratica possiamo dire l'hai tenuto sotto le mani per tutta la stagione, carne secchi. Che portiere, quanto è cresciuto in questa stagione? Anche per lui ti chiedo la stessa cosa, tanti club lo vorrebbero, c'è anche il Napoli tra questi, lo dico io, però l'Atalanta ovviamente farà tanta resistenza, vorrà ovviamente una quantità elevata di milioni, ecco, mettiamola così. Però ti chiedo, senza scendere ovviamente a livello di mercato, ti chiedo quanto è cresciuto questo ragazzo e anche per lui quanto è pronto ad affrontare un campionato importante come quello della Serie A, magari in una squadra importante come quelle di alta classifica. Ma intanto il lavoro con Marco Carnesecchi va condiviso con Valerio Visconti, che è l'allenatore dei portieri dello staff, che è rientrato. Io ho iniziato il lavoro con lui nella passata stagione e quest'anno poi ho ricoperto un ruolo di collaboratore tecnico molto più vicino a Fabio che ai portieri, per cui è un lavoro che è stato sì iniziato da me ma portato avanti e finito alla grande da Valerio, un'altra ex conoscenza del calcio Napoli. E di Marco si può solo che parlare bene, grandi doti fisiche, atletiche, tecniche, cresciuto comunque in un settore giovanile come quello dell'Atalanta, si è formato anche un po' a Cesena, per cui ha avuto un percorso di crescita eccezionale e questi due campionati con noi lo hanno sicuramente lanciato verso il grande calcio. Per me il suo livello è molto alto in Serie A, ovviamente anche il campo lì dovrà dire poi l'ultima parola, perché lui non ha mai giocato in Serie A e mi auguro che possa fare questo passaggio nel prossimo campionato e poi se lo contenderanno in tanti. Napoli è croce e delizia, Napoli è la nostra terra, Napoli è quella che ti esalta ma ti può anche fischiare, purtroppo è capitato anche a Lorenzo Insigne. Lorenzo Insigne che lascia Napoli, va al Toronto, contratto che è scaduto. Quanto perde il Napoli con Lorenzo Insigne e secondo te invece nell'eventualità quanto guadagna con l'arrivo di Kvaratskhelia? Allora, intanto la napoletanità, questa famosa napoletanità di cui tutti parliamo e che secondo me è importante anche nell'introdurre i nuovi arrivati, far capire l'appartenenza, il senso di appartenenza è sempre importante in qualsiasi club, a Napoli in maniera
notevole, questo pesa ancora di più. Perdiamo questo, parlo da tifoso, ovviamente poi i percorsi vanno, che hanno fatto Lorenzo e la società, bisogna starci dentro, io non conosco le dinamiche. Poi il Napoli invece, per quanto riguarda nella gestione De Laurentiis, soprattutto mi sento di poter dire che ha sempre operato bene sul mercato, ha portato sempre dei grandi giocatori e continuerà a farlo, e anche con il prossimo acquisto secondo me si è mossa bene, si è mossa in anticipo, arriverà sicuramente qualcos'altro per competere per le primissime posizioni e bisogna aver pazienza e dar fiducia alla società. Grazie a te, a voi, ciao ciao.